Eccoci qua, abbiamo fatto le interviste per quanto riguardava i premiati. Invece qui accanto a me abbiamo un testimonial. Si vuole presentare gentilmente? Ovidio Assonitis, produttore cinematografico. Bene, abbiamo un produttore cinematografico. Bene, facciamo tantissime domande, la colgo subito al volo perché ho tante domande da farle, perché con i produttori cinematografici si hanno sempre delle chicche da poter sapere, comunque da avere come notizie. Il web, diciamo, con il vecchio che era il cinema e con quello che è attualmente i nuovi film del web. La domanda qual è? Se c'è quella differenza fra... La differenza? Beh, la sappiamo tutti, il cinema, il web è un nuovo format, non è più nuovo, comunque un format che praticamente qualche volta sostituisce, qualche volta accompagna, qualche volta aiuta il cinema. E questa sera come testimonial ovviamente... cosa... Vuoi sapere qualcosa di me? Sì, sono curiosa. Allora, io sono produttore di cinema, che vivo fra Roma e Los Angeles, ho prodotto 54 film, alcuni molto noti, e sono stato presidente della Canon Pictures a Los Angeles, membro dell'amministrazione del consiglio di amministrazione della MGM, e poi vuoi sapere i film che ho prodotto? Quali sono? Sì, qualche nome? Grazie. Ecco, allora le dirò... Il primissimo, quando ero ancora 20 e qualche cosa enne, Ultima Nena in Primavera, ho prodotto poi Chi Sei, Tentacoli, Piranha, fatto esordire a James Cameron, uno degli ultimi, posso dire, Scent of Woman, quello con Al Pacino. E avrà dei prossimi film da proporre o comunque qualche... Idea? Stiamo preparando un film molto importante, una coproduzione fra l'Inghilterra e l'Italia e gli Stati Uniti. Io la ringrazio, è stato gentilissimo e ci vediamo tra poco, va bene? Grazie mille. Benvenuto, buonasera. Jessica Polsky, isn't it funny that I'm tied up to Los Angeles and you to Texas? Very. And now we're here. And now we're here in Rome. What are you doing here? I'm an actress. You know, I don't know, you should translate. No, mi ha chiesto cosa sto facendo qua, ha detto l'attrice, spero qui. It's fantastic. Ah no, ma prima ha detto giustamente che lui che ha le importi, cioè legami con Los Angeles e si ritrova qua con una texana che... E che è una band Texas, è uno che frequenta molto Los Angeles per la carriera, è uno strano, un insieme di cose, no? So, what do you think about your next future? Well, mi ha chiesto per il mio futuro, ripeto quello che avevo detto prima quando parlavamo di Ulysses, io negli Stati Uniti ho una carriera anche come attrice drammatica. Qua faccio un po' fatica perché giustamente mi rendo conto che questo accento mi ricorda molto Stanlio Rolio, quindi faccio un po' fatica a fare l'attrice drammatica qua, ma grazie a questi ragazzi mi hanno dato una vetrina per far vedere che so fare anche quello, quindi ambisco di potervi far vedere altri lati di me, non solo quello comico. Io vorrei un attimo interrompermi perché devo innanzitutto accogliere Ovidio Assonitis, già per... mi sembra la seconda o la terza volta che è ospitato qui al premio come testimonial. Ovidio Assonitis è una persona disponibilissima, ma nella sua disponibilità alle volte forse noi abbiamo peccato e ci scusiamo nella presentazione a ridurre molto diciamo quelle che sono invece le sue peculiarità e soprattutto la sua grande importanza, per cui se mi date veramente mezzo secondo io voglio dire qualcosa su Ovidio Assonitis. È di origine greca, nata ad Alessandria, è un imprenditore e produttore di film indipendenti con all'attivo 54 film prodotti in oltre 40 anni di attività nell'industria dello spettacolo e della comunicazione. Ha finanziato e ha prodotto importanti film di successo internazionale, tra questi L'ultima neve di primavera, un film di Jacques Demy con Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, Le sorelle con Giancarlo Giannini, Nathalie Delon e Susan Strasberg, Chi sei e tanti altri.
come per esempio Tentacoli con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters, un film distribuito con grande successo dalla 20th Century Fox e dalla Columbia Pictures. Poi anche The Visitors con Glenn Ford, John Huston, Mel Ferrer e Sam Peckinpah.